Salve a tutti, voi lettori e lettrici del blog La Lettura di Guillermo. Io sono Fabiano Massimi, sono l'autore dell'Ominous de Winter, che è un romanzo storico basato su fatti realmente accaduti e incredibilmente dimenticati. Buenas tardes a las lectores y lectoras del blog La Lettura de Guillermo. Yo soy Fabiano Massimi y esta es la novela que está basada en hechos realmente acontecidos. In questo thriller storico siamo a Praga nel 1938. En este thriller histórico que se desarrolla en Praga en 1938 E ci sono migliaia di bambini, la maggior parte dei quali ebrei, in pericolo. y hay miles de niños, gran parte de ellos son judíos y que están en peligro. Hitler sta per arrivare e nessuno si occupa di loro. Hitler está a punto de invadir Checoslovaquia y nadie se ocupa de ellos. Fino a quando un uomo, un signore di 30 anni, un broker della Borsa di Londra, Hasta que un señor de 30 años, que era corredor de la Bolsa de Londres, decide di andare a Praga senza motivo apparente, senza un suo guadagno, rischiando tutto quello che decide pues ir a Praga sin tener, digamos, una ganancia, sin ganar nada y arriesgando todo lo que él tiene per salvare quanti più bambini può, mettendo insieme 8 treni. para salvar el mayor número de niños y organiza 8 trenes Che porteranno 669 di questi bambini in salvo in Inghilterra. que conseguirán llevar a 669 niños a Inglaterra y por lo tanto lo salvará. Di questa impresa eroica, Nicholas Swinton, come si chiamava questo signore di 30 anni, non ha mai parlato. Per più di 50 anni se l'è tenuta per sé. Y de esta hazaña histórica, Nicholas Winton nunca habló y se lo calló durante 50 años. Poi venne riscoperto, contro la sua volontà ed è diventato famoso, ma non abbastanza. Y bueno, y luego pues sí que se descubrió, digamos, el acontecimiento, se hizo famoso, pero no lo suficientemente famoso. In Los Niños de Winton io racconto la sua storia e la storia di chi lo aiutò, tra grandi pericoli, la storia dei bambini e delle famiglie. Y en Los Niños de Winton pues cuento, relato su historia, la historia de los niños y de quién los salvó. Un romanzo che vuole divertirvi, interessarvi, insegnare cose che abbiamo dimenticato, riportarle alla luce, ma soprattutto dire una cosa importantissima. Es una novela que quiere, digamos, divertiros, interesaros, pero sobre todo quiere destacar un aspecto, una cosa. Il male torna sempre, torna di continuo, non smette mai di tornare e sembra sempre uguale. El mal siempre vuelve y siempre parece ser el mismo. Ma torna anche il bene. Si può fare qualcosa, qualcosa è stato fatto, per cui luce, ottimismo, speranza. Pero también vuelve el bien, se puede hacer algo y por lo tanto, pues luz, optimismo y esperanza son las palabras claves. Los Niños de Winton, buona lettura. Los niños de Winton que disfruten con la lectura, con su lectura.